Noi abbiamo l'assoluta necessità di uscire da questo modello economico perché ci sta dimostrando costantemente di essere sull'orlo del fallimento. E noi configuriamo il benessere con il bene avere, ma in realtà il benessere è un'altra cosa. Il benessere è la capacità di vivere bene con noi stessi, è la capacità di poter vivere bene con gli altri, quindi di avere relazioni affettive, è la capacità di vivere bene con l'ambiente circostante. Il sistema non ci concepisce nient'altro che come budelli di collegamento fra il supermercato e la fogna. Sono tanti ormai coloro che hanno capito che se vogliamo avere un futuro dobbiamo cominciare a cambiare totalmente il sistema di produzione, il sistema di consumo. Abbiamo per esempio il movimento di bilanci di giustizia, famiglie che appunto stanno meglio di prima, perché la sobrietà non è il ritorno alla candela o il ritorno al tempo in cui si moriva di tetano. La sobrietà è innanzitutto la capacità di liberarsi dalla schiavitù dell'inutile e del superfluo. Il grande obiettivo che noi dobbiamo perseguire è proprio questo, riuscire a fare in modo che tutti possano vivere dignitosamente pur utilizzando meno risorse e pur producendo meno rifiuti. I bisogni non sono tutti uguali, non possiamo mettere sullo stesso piano una cravatta e l'acqua. Tutto ciò che deve essere garantito a tutti per il fatto stesso di esistere assume un nome particolare, e il nome particolare è diritto. E la regola di fondo del mercato è che garantisce di tutto di più, ma soltanto se abbiamo i soldi per pagare. Allora ecco, noi dobbiamo avere la capacità di costruire un'economia dove non ci sia soltanto la dimensione del mercato, ma il mercato assume una dimensione ridotta, occupandosi soltanto degli optional, ossia dei desideri. Non è accettabile che pochi possano speculare sull'interesse di tutti. La prima cosa da fare è assolutamente bloccare la speculazione, e gli stati possono farlo. Noi una montagna di interessi come quelli che sta pagando l'Italia per arricchire pochi non siamo più disposti a pagarli. In economia è tutto possibile nella misura in cui si vuole. Oggi purtroppo i mercati vincono e le comunità perdono, non perché i mercati siano forti, ma semplicemente perché le comunità hanno deciso che non vogliono più giocare il ruolo di sovranità che giocavano fino a ieri. Quando il debitore decide di non pagare più, i problemi non sono del debitore, dobbiamo dirlo chiaro e forte, i problemi sono del creditore, è lui che se la fa addosso perché si rende conto che non riesce più ad ottenere i guadagni che aveva immaginato e che rischia addirittura di perdere il capitale che aveva investito. Per cui ecco, cominciamo ad entrare nell'ordine di idee che se noi facciamo un balzo di dignità, sono i mercati che entrano in fibrillazione, che si fanno prendere dallo spazio. Vento. Non credo che sia un buon passaggio a uscire dall'euro, direi piuttosto che dobbiamo creare un'alleanza dei paesi che sono fortemente indebitati, Grecia, Spagna, Italia, ma in una certa misura anche la Francia, di mettere in atto delle politiche comuni di uscita dal debito che non pensano più a servire i creditori, ma pensano a servire i propri popoli. E se la Germania ci si trova stretta in questo tipo di logica, magari sarà lei che uscirà dall'euro e che se ne andrà nel marco. Il sistema stesso potrebbe alla fine spingere gli stati a fare questo tipo di scelta, perché tutti si stanno rendendo conto che orientandoci soltanto verso il pagamento del debito, i sistemi entrano sempre di più in una fase recessiva. Il sistema è in un momento di impasse che non sa più dove andare. Ecco, allora tentiamo di essere intelligenti, evitiamo che siano alla fine loro a fare le proposte che dovremmo essere capaci di fare noi, e magari le faranno quando si sono resi conto che oramai la mucca è stata munta completamente e che non rimane nient'altro che oramai spartirsi la pelle. Noi riusciremo a costruire un nuovo modello economico se cambia il modo di pensare della gente. La forza dei potenti non deriva dall'alto, la forza dei potenti deriva dal basso, dipende dalla disponibilità dei sudditi ad obbedire. Questo ce l'ha detto il Milani forte e chiaro nella sua lettera ai giudici. Viviamo in una società totalmente materializzata che ci
ci ha portato sull'orlo del fallimento da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista umano. Non so quanti milioni di persone non riescono ad addormentarsi la sera se non prendono l'ansiolitico, e l'essere incapaci di fare un sonno tranquillo non è segno di benessere, ma è segno di profondo malessere. Quindi ecco, cominciamo a dirlo, questa società che ci spinge costantemente a cercare di accumulare beni, accumulare soldi, accumulare successo a spese degli altri, spingendoci sempre di più verso l'individualismo, verso l'isolamento, verso la separazione, poi alla fine ci sta chiedendo una cosa contro natura, perché noi siamo esseri socievoli e abbiamo bisogno di vivere con gli altri, abbiamo bisogno degli altri. Noi, in nome della Tobin Tax, siamo stati manganellati a Genova. 10 anni dopo, anche Monti dice che dobbiamo introdurre la Tobin Tax come una delle strade per riuscire a rimettere il sistema in carreggiata. Dunque ecco, poiché le cose che noi diciamo sono di profondo buon senso, oltre che essere giuste, sicuramente poi alla fine verranno adottate anche dal sistema, perché si rende conto che se vogliamo uscirne fuori dobbiamo assolutamente avere la capacità di dare spazio a coloro che oggi parlano fuori dal coro e sono definiti degli scomunicati. Ecco.